Scusate, non vi avevo visti entrare. E cosa stavo facendo qui? Beh, mi stavo mangiando quelle dannate gambe. Sì, le gambe di Mommy Long Legs. Sono mie. Bisogna iniziare da qualche parte per fare fuori quella stupida ragna. Beh, siamo tornati su Fat Playtime. Sono Huggy Wuggy, sono un pazzo. Sono Huggy Wuggy, il giocattolo selvaggio. Mi piace darti un grande forte abbraccio. E se ti prendo ti mangio. Tempo di far fuori la ragnozza. Hello. Wacka Wuggy! Ok, questo è un nuovo sadico gioco masochista pazzerello della ragnofona. Devo colpire dei Wuggy. Ma quali? Di che colori? Mi sa di tutti. Beh, eccoci qua. Sarà un gioco mortale. All'ultimo Wuggy. Beh, sono pronto. C'è qualche cassetta per me perché io... Ehi, avete già chiuso la porta? Ah, eccolo qua il tutorial. Vediamo un po' che dobbiamo fare. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Ah, ce l'ho già, tranquilli, sono sempre Around un passo avanti. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. No. Ma aspetta, adorabile. Out, adorabile. Grab pack. Ti sembra adorabile quel coso? Scusa. That's all. Good luck. Va bene. Quindi devo colpire gli Huggy Wuggy che escono? Ancora qui, stai. So they could be pulled back when they got too close to the children. Ah. Have fun. Come al solito? Mamma mia, se ti piglio! Ecco, questa è la mia risposta. Sempre un battere un 5 in faccia quando ti trattano male. È la tattica preferita. Che devo fare qui? Lo sento. Lo sento! Fuori! Via! Fuori! Attento a qui. Fuori! Quanti sono? Ah! Cavolo, mi è arrivato un fettosino panato in faccia! Porca troia, questo verde, pentato! Quindi con me non hanno le corde che li tengono indietro! E quindi possono farmi del male! Questo è il problema. I giocattoli selvaggi sono i figli abortiti di Huggy. Quei feti abbandonati, dimenticati dal cielo, che si fanno se avessi solo avessi una torcia. Me la sono dimenticata a casa. Non posso usare quella del mio iPhone. Stai buono. Senti che brutti che versi che fanno. Fuori. Fuori. Mamma mia, sono tantissimi. Sono tantissimi. Bestia. Chi vuole un 5 in faccia? Tu. Tu. Mamma mia, quanti. Continuano. Continuano a apparire. Dai quei cacchio di condotti. Escono dalle fanfuorissime pareti. Sentilo. Mi ha stancato. Stop. Stop. Peggio di Five Nights! There are too much! There are too much! Too much! Le mie mani mi facevano male, le mani, erano troppi. Sì, sì, ho sentito la voce da Smeagol che avevi. L'ho sentita la voce da Smeagol. Stai rosicando, eh? Guarda che prenderò anche te quando le mie mani si poseranno sulle tue gambe. Sono già piccoline, se le allarghiamo ancora un po'. Dov'è? Beh, mi devi... Ah, ecco qua. Grazie. Only one game left to play. Mommy was hoping you'd stay here forever. Though, it's never too late to change your mind. Oh, baby!
Non c'è gioco che tenga, sono nato pro. I'm good. Gino il barattolino. Vieni Gino il barattolino, noi siamo amici qui. Ecco il mio nuovo amico, la Fiturs. Ragazzi, senza barattoli non mi sento al sicuro. Gino, vieni. Ok, e qui dove siamo? C'è un robo verde, quindi se corro per di qua... Ah, queste sono le rotaie che ti riportano di sotto. Oh. Porco can! No! No! Huggy! No, Huggy, 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 sei ancora vivo? Mi dai una mano? Kissy Missy? L'hanno messa davvero! L'hanno messa davvero! Ma è buona? Sembra essere buona! Kissy Missy esiste! No, ragazzi! No, ragazzi! Kissy Missy, meglio di Babbo Natale, ci ha aiutato! Io sono innamorato adesso! Io sono Kissy Missy! Guarda, nel tempo libero sfracella le long legs, lei! Secondo me la odia! Grande, ho un'alleata qui dentro! Ho la mia amante! Bene, bene, Kissy Missy, Trissy! Vieni qua, Barry! Ok... Vai, Barry! La mia Betty, la mia Barry, la spingo un po', così va più veloce. Ok, prima di andare però devo mettere la cassetta. Giusto, vediamo un po' che c'è. Cos'è qua? Ma è Jacksepticeye! Che ci fai qua, Jacksepticeye? Ma cosa? Ma non me l'aspettavo questo. That's what I like to hear. So, Marcus. Marcus. Is he... I was heading home for the day, when my EA Paris realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mob handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate. Cosa hai visto? And some massive bloody thing was dodging about the bloody hallway. Chi era, Huggy? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus. Ah, visto mammi long legs. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Beh, anche io l'ho vista, l'ho vista, è reale? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay, I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Se, se! Get out of my sight! Se, ho visto! Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Vabbè, povero Jacksepticeye bullizzato. Lui ha più iscritti di te. Non si bullizza Jacksepticeye. Ti vendico io. Tranquillo, Jack. Lo sculaccerò anche per te. Mio fratello di YouTube. Qua si può andare? No. Vabbè. Barry ha un segreto. Vieni qui con me. Papparepparipam. Papparepparè. Intanto buttiamola giù, se riusciamo. Vai! Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Quanto sono forte, quanto sono forte. Qui non ci andrò mai. Ok! No! Mamma mia, per un attimo pensavo... Ok, siamo tornati indietro. Questo significa che... Cioè, sicuramente c'è stata altra gente qui. Vedete, in tanti li usavano questi zainetti. È proprio una roba del luogo. Dai, bene. Abbiamo fatto uno dei giochi, quindi in teoria dovrebbe essere contenta la tizia. Quindi potrei andare via col treno. Vamolos, muchachos. Jeez, have you played these before? You're so good. Grazie, grazie. Seems like you're ready for the final game. Statues. Statue? Speriamo che non siano statue che si muovano. Avete detto che sono statue, non i Weeping Angels di Dr. Boo.
Devo aprire la porta? Ma stai scherzando? Oh, caspiterina. Allora, vediamo. Sempre il solito zippo con il zappo. Cosa ho fatto? Ah, ho acceso lì. E quindi devo dare energia anche di sopra. E qua che cosa c'è? Energia da una parte. Sì! Oh! Ok. Sento dei bruttissimi rumori. Vediamo il tutorial. Welcome to statues. Ok. Statue. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Oh no. The rules are simple. The lights will turn off. Oh no. No, no, la prima cosa che spaventa i bimbi. Le luci, non riesco a dormire. A luci spente. Voi ci riuscite? Lasciate un like se riuscite a dormire a luci spente. Quindi non dite... tipo un 2-3 stella. Once the lights turn back off. Oh, cavoli. The lovable PJ Pugapillar will follow you. Sì, PG proprio, PJ per bambini sta roba. Ti sembra per bambini sta roba? No. Ah! È quello! Oh no. Oh no, è quello. Oh. Guarda come mi stalkera. Aia. They left mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Quindi io lavoravo in questo posto. Lei mi conosce. Ecco perché ero così esperto. Oh cavolo! Oh cavolo no! Ok, credo che quella cosa mi segua. Ah! Ed è anche veloce. Ci sono fatti peggiori della morte. Ma alzati, resta determinato tu. Fermo. Quando ci sono le luci accese devo star fermo per quello. Ok. Corri. Mi segue. Oh. Fermo. Fermo. È un 2-3 stella, ce la posso fare. Dai, è easy. Non so dove sia. Posso usare gli anelli? Mi sta raggiungendo! No! Guardalo! Io non posso vivere questo coso! Ah, sono entrato in un tunnel. Hard, medium, easy. Io vado sulla easy. Vado sulla medium. Shh. È vicinissimo. Ho paura. Che sia molto vicino. Che ansia. Ok, ce la posso fare. Parkour. È molto vicino. È diventato un tremor. Siamo quasi arrivati. No! Mi sono incastrato. Vattene, perché mi sono incastrato. No, dai, gioco buggato di Melma. Mi prenderà? Anche lui si è buggato. Siamo due bug. Non so dove sto andando, ma va bene. Fancuore. Devo buttarmi qua. Mamma mia. Ehi! No, non sono interessato, tu vuoi solo uccidermi. Io adesso scappo, I'm out, mi licenzio. Ho deciso, No, non mi interessa. Mi sta seguendo quella trota, quella stalker infame. Mi sta seguendo quella brutta stalker infame, non mi interessa. Deve capire che non mi interessa. È pazza. Non mi avrai mai vivo. Forse è morto. Che c'è qui? Oh, l'ha ucciso perché non ha fatto bene il suo compito. Ma io me ne vado. Ok. Ci sono.
Solo personale autorizzato? Non me ne frega niente. Questo posto è troppo silenzioso. E di solito quando è troppo silenzioso succede sempre qualcosa di brutto, vero? Non è vero? Cosa devo fare qua? Devo fare un ponte. Giralo a 90 gradi. Ah. Devo tornare indietro. C'è una zona nascosta per andare alla game station. Devo mettere i ponti giusti. E dovrebbero essere così giusti, credo. Ah, vediamo. Quindi abbiamo questo ponte qui che ci porta qui. Molto interessante. Miau, 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 miau. Sì! Ci voleva un tocco di allegria. Oh no, è Bonzo! Ma chi si compra un giocatore del genere? Cosa devo fare? Ah, un ascensore. Andiamo su. Ok, qua è per andare su. Qui se premo qui escono altri giocattoli. Ah, devo cambiare le direzioni. Qui c'è un collezionabile. L'ho preso. Ora stanno, vedete che stanno andando nel percorso giusto. Ora deve andare da sinistra. Bene. Ok, stanno andando giusti. No, sbagliato. Sbagliato. Bene, bravi. Sempre così, sempre così. Bravi, bravi. No. Manca un... manca qualcosa. Wow! Guarda quel Bonzo, dove è volato? Vieni qua. Oh. Cosa succede se me li prendo? Mi sa che adesso devo mettere quel giocattolo là dentro, quello che abbiamo raccolto, così, dopo averlo scansionato, sì, è un vero Bonzo. Vale più di un Charizard Shiny. Ok, si apre. Ma no, perché, cioè, io ho un Bonzo, non so lei. Io ho un Bonzo, veda lei. C'è un quadro di Kissimissili, eh? Ehi là. Chissà se hanno tipo, Kissimissili l'hanno presa da tipo le fan art degli youtuber, che l'hanno creata gli youtuber alla fine, credo, Kissimissili. Era una leggenda metropolitana e poi loro ne hanno approfittato. Qua è un casino. Qua è davvero un casino. Sicuramente devo andare per di qua. Ok. Quindi facciamo così. Qua è vietato metterci la mano? Ah, no, non è vietato. Devo usare il guanto verde perché qua... Ok, ho la mano verde. La usiamo qua. Cassetta rossa, non ce l'ho. Ok, l'ho presa. Vediamo che c'è. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. Quindi the Playtime Corporation ha iniziato lei a fare i casini più grandi. That spiders that big do not exist. And that if they did, quote, we would already be dead anyway. Sì, vabbè. End quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. E non è così che non torna più indietro. Everyone's primary contribution to this company is just a spider. You're all safe. Già che un ragno è una cosa. Già a me farebbe è un ragno, basta, mi licenzio. Boh, forse devo tornare indietro? Sì, forse andare qui. Oh! 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 Perché? Perché? Ah! Wow! I asked you to play fair. Vattene! You cheated. Oh, great cheaters. Now we're going to play. No, game. No, no. It's called hide and seek. Ah! Okay. 10, 9. Okay, 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 7, okay, 6, okay, 5, okay, 4, okay, okay, okay. Continua a correre. Continua a correre. Continua a correre. Fregatene, fregatene, fregatene di lei. Continua a correre. Continua a correre. Continua a correre. Quella là mi sta già cercando. Quella là mi sta già cercando. Mi nascondo qui. Mi nascondo qui. Mi sta seguendo? Mi sta seguendo? Io non sto a chiedermelo. Io non me lo sto a chiedere. Io non me lo sto a chiedere. Io vado già via. Ok. Ok. Mi sta seguendo. Mi sta cercando. Io sono troppo veloce.
too fast for you. Too fast for you. Too fast. I'm too fast. Sì. Ok. Ok, no, no, di nuovo i condotti, no. No. Una statuetta. Mi butto. Ok. Credo che la stiamo seminando. Qua c'è l'uscita. No, non va. Non va, non c'è tempo. Ok. Ok. Cioè che quella bestia ce l'ho dietro. Quella bestia ce l'ho dietro. Muoviti. Che ansia. Verde con verde. Verde. Rosso. Blu. Giallo. Non l'ho fatto giusto. Chiudiamo questa porta così magari non mi segue. Che devo fare? Devo vedere come sono connessi il giallo con il giallo, il rosso con il rosso. No. Qua c'è qualcosa. Ah, qua vedo dove vanno i cavi. Ok. Mi pare di aver capito. Il primo dovrebbe essere rosso, blu, verde, giallo. Sì! Era quello l'ordine dei volt. Molto bene. Ah, ti ho fregata! Cara chissimissi, bacia queste gambini che sono più veloci delle tue. Ah! Ok! Scherzavo! 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 Spider-Man! Spider-Man! Sono Spider-Man! Non mi vedi? Sono volato! Questa trota mi ha quasi arato. Deuson, avete visto? Ravida gorra. Se mi fosse caduta una gocciolina di sudore proprio in quel momento. Sarei morto male, ma per fortuna non è successo. Non mi ha trovato e sto vincendo. Non se l'aspettava. Crede che sono scappato. Molto bene, molto bene. Molto bene. Facciamo fuori anche lei? Che dite, ragazzi? Attiviamo magari la fornace? Attiviamo the furnace? Urca beba! Vieni qua! Apriamo! Che succede qua? Com'è? Ah, si è spenta. Molto bene. Speriamo che non me la riaccenda. E qui che cosa c'è? Ah, ok. Devo prendere quello e metterlo qua. Quindi il rosso va messo qua. Poi va accesa la fornace. Così. Così magari si scioglie. Bene. Ok. Apriti sesamo. Vediamo un po'. Sì, è successo qualcosa. Sì, si è sciolto dentro. L'ho preso. Ok, e questo lo devo mettere qua. Probabilmente per aprire il cancello. Sì. Ok, ok. Sto iniziando a capire. Buio questo posto. Oh! No, 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 no. Vieni qua! Non puoi venire! Non puoi venire perché ti brustacchi il sederino! Non puoi venire! Non se l'aspettava! Mi sono protetto con il fuoco! Pensavo di bruciarla! Dov'è andata? Ha preso paura! È una bestia! I ragni hanno paura del fuoco! Lei è una ragna! È anche una racchia! È una ragna racchia! Guarda qua, si è tessuta. No, 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 via, 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 via. Non voglio, non voglio il jumpscare. Non voglio il jumpscare. Non lo prendo il jumpscare. Sono troppo bravo per queste cose.
sì. Oh, aria, che non c'è, ma va bene. Ok. Tu fai... No. Sta arrivando quella cavallina! Muoviti! Pezzo di erba! Attiva! Sì, gli ho incastrato la mano! Nello strozzatoio! Il ragnetto intrappolato! Spezzatino di marmellata! Lo chef Gabby l'ha preparato. E tu? Mi scusi? Volevo tenerlo come cimelio di Vittoria. Son le Lelli Kelly, le mie scarpine, oh yeah. Son le Lelli Kelly, le più carine, oh yeah. Ottimo. Così questa è la fine che devono fare i ragni, ragazzi. I ragni, questa è la fine. I ragni cattivi, soprattutto, questa è la fine che fanno. Beh, ci ha pensato il Gabibbo. Ringraziatemi dopo, ragazzi. Potete ringraziarmi cliccando il pulsante grazie sotto al video. Se lo cliccate, ragazzi, siete dei veri Huggy Wuggy. E il vostro commento verrà pinnato nei secoli. Va bene. Adesso che abbiamo fatto tutto, che cosa possiamo fare? Niente. Questo gioco sta durando anche troppo. Veramente è lunghissimo il capitolo 2. È veramente, veramente lungo. Ma senza quel ragno attorno mi sento molto più tranquillo. Però non ho capito cos'era quella mano. C'è un mostro peggiore? C'è veramente qualcosa di peggiore in questa fabbrica? Ok, 1, 2, 4, 3. Did you kill her? Sì, ci ho pensato io. Good. I'll board the train. We need to leave. Scusami. Ma quindi... vado al treno? Devo andare al treno? Ho fatto quello che dovevo fare? Credo di sì. Credo che non c'è altro da fare lì. Whee! Scivolo! Ok. Sono dall'altra parte. Ottimo. Guarda che simpatico. Signor treno, ha pure gli occhi. Che bello. Ok. Sicuramente qua c'è un collezionabile. Vuoi che non ci sia? Non ci sia. Ok, devo fare tutte le combinazioni giuste. Poi i colori sono rosso, giallo, rosso, blu. Ok. E 1, 2, 4, 3. Yes! Ciu-ciu! Madafraga! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. No? Sì! Me ne vado. Bene. Ce l'abbiamo fatta, boys. Ce l'abbiamo fatta. Tengo la manina perché mi devo tenere duro, perché questi viaggi sono rocamboleschi. So scared she put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Sì? Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Come? I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Beh, sei innamorata di me, un giocattolo. Faccio innamorare i giocattoli, ma guarda te. E adesso? Dove mi sta portando?
Stiamo andando sempre più in basso. Stiamo andando in una zona della fabbrica dove non dovrei essere. Non si può frenare sto coso? Non posso uscire di qui? Sta andando un po' troppo veloce per i miei gusti. Madrina! Ehi! C'è nessuno! Ah! Oh cavolo! Oh cavolo! E niente, non posso uscire? No. No. Speriamo che il treno abbia gli occhi. Beh, gli occhi ce li ha. Speriamo che sappia dove andare. Cavolo, allarme? Ferma il treno! Ferma il treno! Come faccio a fermare? Non si ferma. Due mani, due mani, due mani. No, 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 no. Fermo, 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 fermo. Oh, cacchio, oh, cacchio. No, l'ho fermato. L'ho fermato. L'ho fermato. E sono svenuto. Play Care. Cos'è? Parco giochi. Ah. No! È finito qui! Mommy Long Legs! Bellissimo! Cioè, veramente, rispetto al primo, ne hanno fatta di strana. Mi manca un po' Giwaggy. No, dai, non mi manca Giwaggy. Ci sta che ogni capitolo abbia il suo mostro. Cavolo, veramente spaventoso. Mi ha inquietato nel profondo. E a voi? Ma tranquilli ragazzi, è tutta una boiata, è tutta finzione, ragazzi, i vostri giocattoli non farebbero mai una cosa del genere, solo sono bravi e buoni. Questi erano giocattoli digievoluti creati da gente malvagia. E bene, li abbiamo sconfitti. Il bene trionferà sempre e riusciremo a vincere anche stavolta. Quindi lasciate un bel like per supportare il vostro Gabby, che riuscirà a vincere il gioco e a portare tutti in salvo ancora una volta. E vi ringrazio per la visione, eccovi delle gambe per consolazione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!